ministri delle finanze della zona euro hanno trovato questa settimana un accordo per rafforzare al massimo l'unione monetaria. Un compromesso che delinea la tabella di marcia per rendere più facili eventuali ristrutturazioni dei debiti sovrani. Per questo la riforma interessa soprattutto il meccanismo europeo di stabilità, il quale potrà garantire linee di credito precauzionali ai Paesi membri senza dover negoziare un vero e proprio memorandum d'intesa con il governo in crisi. Servirà ovviamente una decisione all'unanimità, ma le scelte potranno essere operative in tempi molto brevi. Dal 2022, poi, alle obbligazioni sovrane verranno collegate clausole semplificate di azioni collettive, che daranno di fatto un ruolo decisivo agli obbligazionisti sulle ristrutturazioni. Per il bilancio della zona euro si lavora a uno strumento dedicato alla convergenza e alla competitività, sul quale, ha detto il commissario per gli affari economici Pierre Moscovici, si registrano progressi piccoli ma significativi. Ah sì, è stato un tentativo... non scontato di rafforzare quello che si chiama la governance della zona euro, cioè le regole e le capacità di intervento in momenti di crisi. E poi ci sono state delle novità importanti sul ruolo dell'ISM, il Fondo Salva Stati, nel prevenire crisi come quella del 2011. La cosa più importante e anche un po' preoccupante per l'Italia è che sembrano misure per gestire una situazione in cui ci fosse un grosso shock interno alla zona euro, che però non parta da tutti i paesi, ma rischi di contagiare quelli più sani. Perché infatti c'è una cosa un po' strana, cioè vengono date le possibilità di linee di credito di emergenza a paesi con le finanze in ordine. Qual è l'unico caso in cui un paese solido ha bisogno di finanziamenti di emergenza? Quando c'è un grosso shock di fiducia, come per esempio un grosso paese come l'Italia che non riesce, che si ribella alle regole europee o che innesca una crisi di credibilità dell'euro. Quindi questo per noi è un segnale un po' preoccupante, perché sembra il tentativo di costruire un cordone sanitario intorno all'Italia per evitare che un eventuale problema italiano contagi Portogallo, Spagna, magari Francia e anche la solita Grecia.